Buongiorno a tutti, sono Amos Amodei, digital manager del gruppo Resicar. Siamo qui a Spinetta Marengo quest'oggi per parlare di una vettura che effettivamente è fuori dal comune. È una vettura assolutamente innovativa sotto tutti i punti di vista, ma per questo è meglio trasferirsi all'interno del salone, che vi darò delle notizie davvero importanti. Andiamo dentro. Ed eccoci qui alla SR Motor, quindi il gruppo Resica per quanto riguarda la concessionaria ufficiale Volvo per Alessandria e provincia. Questo è il nostro salone dove ci sono appunto tutte le vetture in pronta consegna, assolutamente tutte da provare, ma dobbiamo parlare di una vettura assolutamente molto 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 importante. Una vettura che si chiama Volvo XC40 ed eccola qui alle mie spalle, bianca con tetto nero. Si può avere con molte personalizzazioni, ma è una macchina che non solo per quanto riguarda il punto estetico, è una macchina innovativa. Preferirei parlare e farvi quindi parlare con il responsabile Volvo Maurizio, che ci darà delle informazioni e assolutamente delle cose interessantissime. Ed eccoci qui insieme a Maurizio Orsi, il responsabile Volvo del gruppo Resicar. Alle sue spalle potete vedere la Volvo XC40, una neonata, ma è proprio per il fatto che è neonata ci staranno delle grandi soddisfazioni, perché la tecnologia di questa vettura è effettivamente molto molto importante. Maurizio, parlaci un pochino di più di quello che è la Volvo XC40. Siamo orgogliosi di avere questa macchina che è stata eletta auto dell'anno, di conseguenza è stata premiata con il premio più prestigioso che si può avere per una vettura. Macchina, che dire, è fantastica sotto tutti i punti di vista, con soprattutto innovativa per quanto riguarda il discorso di sicurezza stradale, anche perché per noi è un cavallo di battaglia, ma anche in questo momento soprattutto per il suo design, che è molto accattivante e piace soprattutto a tutta la fascia di clientela possibile immaginabile, dunque dai diciottenni fino ai novantenni, e questa la rende unica nel suo segmento. Volvo non era mai stata presente con questo tipo di segmento qua, e di conseguenza per noi è tutto nuovo, e vediamo che l'entrata in questo segmento da parte di Volvo è stata gradita soprattutto dal pubblico. Sì, effettivamente fino a poco fa avevamo l'XC90, l'XC60, le sorelle maggiori, se vogliamo dire la sorella e la madre dell'XC40, e da quanto ho capito l'XC40 ha preso tutto il meglio di entrambi, compattando il tutto in un SUV, dico giusto? Sì, non solo, oltretutto Volvo tecnologicamente, come dice il nome stesso, si evolve in continuazione, e il C40 è l'evoluzione massima in questo segmento qua, proprio perché a livelli di sicurezza stradale ha migliorato ancora quello che praticamente gli altri non hanno ancora fatto, ecco. Beh, abbiamo sentito parlare tantissimo anche di guida semiautonoma, di frenata assistita, una tecnologia effettivamente tanto tanto all'avanguardia. Ci terrei a far vedere un attimo la macchina intorno per far capire quello che è il design della vettura stessa e quello che è appunto l'innovazione che Volvo ha voluto darci. Quello che dicevo prima, prendere tutto il meglio dell'XC90 e l'XC60 e compattarlo in un unico SUV è diventato realtà, ma ha molte cose in più rispetto appunto a quelle che sono la sorella e la madre della vettura. Volevo aggiungere ancora due cose. Potete notare soprattutto le sculpiture che ha questa macchina, che magari non vengono notate subito, ma che danno un imprinting particolare alla vettura, sulla fascia laterale, soprattutto sul posteriore, dove viene ripreso la nervatura che viene data al centro, e in particolar modo quella sul cofano. Questo per darle una linea molto slanciata e soprattutto in 4,40 m un'ospitalità incredibile all'interno. Ma infatti stavo guardando prima di iniziare questo video appunto come vieni ospitato all'interno della vettura, ed è effettivamente un salotto che posso dire alla portata di tutti. Abbiamo preso l'eccellenza del meglio della Volvo e l'abbiamo voluta dare alla portata di tutti. Se Maurizio sei d'accordo, io mi trasferirei nella vettura e la proviamo su strada. Senz'altro. Andiamo a provarla.
Ed eccoci qui, come abbiamo detto, insieme a Maurizio, responsabile Volvo del gruppo Resica qui a Spinetta Manego. Siamo nella nuovissima Volvo XC40 e devo dire un'emozione perché non l'avevo mai provata. Sono davvero davvero emozionato. Io mi ritrovo e mi metto nei panni di chi non c'è mai salito davanti a un pannello bellissimo, sembra un iPad, davanti a un cruscotto eccezionale dove c'è il navigatore integrato. Quindi il navigatore non è qua, Maurizio, giusto? No, è anche qua, si ha la possibilità di averlo in mezzo al contachilometri, di conseguenza dove c'è maggiore visibilità per quanto riguarda colui che guida la vettura, ma possiamo averlo anche nel quello che io chiamo iPad, perché poi le dimensioni sono effettivamente quelle lì. Il discorso è che io posso avere anche il navigatore proiettato con una grafica eccezionale sia sulla parte lato destra che sul contachilometro. È molto interessante, tra l'altro vedo che noi in questo frangente siamo in un minimo di coda, la macchina appena abbiamo fermato la macchina si è spenta, quindi per risparmiare carburante. Esatto, è dotata di start e stop, nel momento in cui io vado a fare una leggera pressione sul freno la vettura si spegne. In questo momento è effettivamente interessante, e quando riparte effettivamente sembra che non si sia mai spenta. Ora, giusto per entrare un attimo su quello che è l'XC40, la tecnologia nuova di cui parlavamo un attimo prima, io penso che innanzitutto tutti siano curiosi di capire che cos'è la guida autonoma o semi-autonoma. Riesci a spiegargliela in poche parole a tutti quanti? Certo, adesso ve la mostrerò anche perché avendo la possibilità di far sì che l'auto mi dia una completa assistenza, non mi vada a sostituire completamente ma mi dia la possibilità di guidare molto più serenamente, perché è dotata di radar, di telecamera, di conseguenza lei è presente praticamente sempre 365 giorni all'anno, no, a 360 gradi. Io vado a inserire ad esempio il primo sistema che abbiamo, che si chiama Adaptive Cruise Control, di conseguenza il cruise control adattativo. Cosa fa? Posso scegliere da 1 a 5 unità per stare a distanza dalla vettura e scegliere la velocità che voglio andare. Tolgo il piede dall'acceleratore e dal freno e a questo punto la macchina in questo momento sterzo io, ma non freno, non accelero più. Quindi in questo momento i piedi non li stai usando, sta facendo tutto da solo? Sì, si è tolto. Ma sta seguendo la macchina davanti o segue la carreggiata? No, sta seguendo la macchina che ha davanti. Nel momento in cui si attiva anche il bliss, come potete vedere adesso, mi segnala che sta sopraggiungendo un'auto dall'angolo cieco. Dunque, finché io non ho via libera, non posso mettere la freccia. Appena ne ho la possibilità, esco, fuoriesco dalla scia dall'auto che mi precede e la macchina va a impostarsi sulla velocità che io le avevo imputato precedentemente. Fantastico, però ti faccio una domanda che può sembrare sciocca. Tu dici segue la macchina davanti, ma se la macchina davanti impazzisce vai in un fosso? No, segue nel senso che comunque viene delimitata dalla velocità dell'auto che ci precede. Okay. Quindi di fatto non la sta seguendo, no. Sta mantenendo le distanze. Mantenendo le distanze, esatto. Nel momento in cui dovesse esserci qualcuno che inavvertitamente mi può tagliare la strada, ovviamente la macchina si metterebbe a frenare. Ad esempio arriviamo alla rotonda e la macchina, come vedrete, è andata a frenare da sola. E non stai frenando tu? No. Fa tutto lei. Questo è assolutamente interessante. Ma stavamo parlando prima di quello che è anche la frenata di emergenza, appunto perché mi stai parlando di macchine anteriori, eccetera. Da quanto ho capito bene, la macchina, se vede un problema, frena da sola. Esatto. Lei è in grado di riconoscere animali di grossa taglia, pedoni, ciclisti e autovettura. Nel momento in cui mi dovesse presentare un problema di questo tipo e io dovesse essere distratto, la macchina praticamente frenerebbe da sola. Quindi stiamo arrivando a quello che è davvero la guida autonoma. Io dormo e la macchina guida, ci siamo quasi. Sì, ci stiamo avvicinando a grandi passi. L'unico problema per quanto riguarda la vettura, adesso un attimo, un problema sulla vettura, stai dicendo? No, per quanto riguarda il discorso della guida autonoma è che l'ambiente circostante non è ancora pronto. Sì, quindi tu dici le strisce magari non ci sono, piuttosto non riconosce, non avendo la possibilità di riconoscere le rotonde o eventualmente passaggi ferroviari eccetera eccetera, il problema diventerebbe pesante se nel momento in cui io non vado. Capisco bene, però questa, se ho capito bene, è una macchina che può andare bene sia per i giovani, perché comunque l'allestimento e l'impatto estetico è molto molto giovanile, ma anche per magari quello che una volta chiamavamo commesso via, quella persona che comunque macina tanti chilometri e che quindi deve farli in maniera un po' più rilassata rispetto. Giusto. Adesso andremo a inserire quello che è il pilot assist, la vera e propria guida assistita, dove io vado a impostare la velocità e a questo punto posso lasciare anche il volante
non più di 20 secondi, perché avendo un sensore di presenza, perché lui ovviamente deve essere in grado sempre di poter valutare la mia presenza sulla vettura. Ah, quindi per evitare che tu ti addormenti, questo è il senso. In caso di malore. La macchina andrebbe a disinserire il pilota e la macchina andrebbe a fermarsi. Si fermerebbe da sola, quindi? Sì, si ferma da sola, rallenta fino a fermarsi. Quindi per assurdo io svengo questa, piano piano rallenta, si ferma. Esatto. Io lascio il volante, lei va a determinare quello che è la distanza. Nel momento in cui devo effettuare un sorpasso basta che io metta la freccia, il sistema si mette in stand by perché il volante diventa grigio, appena tolgo la freccia il volante ritorna verde e di conseguenza in questo momento la macchina sta andando da sola. Ma quindi per entrare nella corsia di sorpasso l'hai fatto andare tu o è andata da sola? Corsia di sorpasso, questa è ancora un'azione che devo fare io. Ok, però poi tu molli il volante e questo continua. E lei guida tranquillamente, come potete vedere, non tocco pedali, non tocco nulla e di conseguenza la macchina è... Effettivamente questa è una guida autonoma. Assistita. La guida autonoma non c'è ancora, non sappiamo. È una guida assistita, cioè mi dà la possibilità di guidare in modo più rilassato, perché comunque quando non ci arrivo io ci arriva lei. Beh, però insomma ragazzi, voi che state guardando sta guidando da sola, c'è poco da dire. Io che sono qua di fianco, che vedo un volante che sterza da solo, una macchina che accelera e frena in tutta autonomia, fa effettivamente pensare che siamo nel futuro. E ma non siamo nel futuro, perché l'abbiamo presentata quanti giorni fa? Un mese fa questa macchina. E 20 giorni fa è appena arrivata la tecnologia più all'avanguardia sul mercato automobilistico, la Volvo XC40 ce l'ha. Ora, stavo guardando anche questo pannello, che posso chiamarlo pannello, questo tablet pieno di impostazioni. Effettivamente il manuale sarà più grosso della macchina, immagino, perché ce ne sono davvero tante di cose, no? Immagino. C'è un manuale elettronico, perché altrimenti avremmo dovuto veramente avere bisogno di una Treccani. Hai ragione, perché oramai con la tecnologia abbiamo iPad e quant'altro, quindi lo leggeremo da lì. Ma io vedo lane keeping e poi vedo cross traffic alert e bliss, che mi sembra che lo stavi spiegando un attimo fa. Bliss, che praticamente ci dà la possibilità di valutare anche l'angolo cieco quando non possiamo vederlo, cioè lui ci segnala l'arrivo di macchine sia a destra che a sinistra in fase di sorpasso, mentre il cross traffic alert è una cosa molto utile per quando devo uscire dal parcheggio e magari anche in condizioni di maltempo, di conseguenza vetri che non sono puliti perfettamente. Lui va a monitorare nel raggio di 30 metri la presenza di pedoni, ciclisti e autovetture. Nel momento in cui ci fosse la possibilità di un contatto con loro, la macchina si ferma in automatico. Ah, e quindi di fatto posso uscire dal supermercato senza schiacciare nessuno. Beh, questo è effettivamente importante. Io ragazzi la butto in ridere, però è una macchina che va assolutamente provata, perché vedere quello che sto vedendo io nel 2018, che io ricordo addirittura che contavo quanti anni avrò avuto nel 2020, lo contavo da ragazzino, oggi sono al 2018 e vedo il futuro, lo vedo con i miei occhi, davvero davvero molto bello. Ed è reale, oltretutto c'è un nuovo sistema che è l'innovazione, come dicevo prima, in salone, in concessionaria, nel fatto dell'assistenza anticollisioni, cioè vale dire che la macchina, essendo dotata di un radar, di una telecamera, ovviamente vede anche di notte e soprattutto vede nella nebbia. Nel momento in cui sto per fare un sorpasso e non mi accorgo che sta sopraggiungendo una vettura dal senso opposto, lui mi riporta in carreggiata in modo da impedirmi di fare veramente un disastro. Beh, infatti oggi, se andiamo a vedere, la maggioranza degli incidenti sono portati da distrazione o quant'altro. Avere una macchina che non si distrae direi che effettivamente fa diminuire gli incidenti in maniera davvero importante. Stavo dicendo, questo pannello che mi incuriosisce un sacco, perché effettivamente vedo che abbiamo navigatore, abbiamo radio, abbiamo la DAB, quindi la radio digitale ovviamente, Bluetooth, piuttosto che esperienza sonora, quindi un impianto audio di un certo tipo. Sto guardando, è una marca anche qui, non tanto per la quale, anzi. E poi cos'altro possiamo guardare su questo pannello? Cos'altro ci abbiamo di molto interessante che tu puoi consigliarci da provare? Sicuramente anche in questo caso l'EnkiPad, che comunque oltre ad avere nella guida autonoma ci dà la possibilità di sfruttare che cosa? La carreggiata. Dunque, nel momento in cui io non sono presente, anche con la guida autonoma, ma sto guidando normalmente e non mi accorgo che sto andando oltre la riga di destra o di sinistra, lui automaticamente mi va a correggere, mi dà una vibrazione e mi riporta in carreggiata. Quindi lei tenta di suggerirti di non farlo, però non te lo impedisce, perché immagino che se sforzando lo fai. Esatto, a parte che nel momento in cui io faccio un cambio di carreggiata dovrei andarlo a segnalare con gli indicatori. Ovviamente, giusto. Ovviamente, quindi lui legge che nel momento in cui io non indico il cambio di carreggiata,
lui mi dà in fase passiva, è molto utile perché comunque io mi accorgo che sto facendo un errore. Nel momento in cui io non voglio per forza usare indicatori, posso farlo perché comunque è una spinta che nel momento in cui io sono attivo, la spinta certo. viene controllata da solo. Beh, da quanto mi dici sembra che la macchina sia e si comporti come un buon padre di famiglia, ti dice cosa fare, sta attento che tu guidi bene, sta attento che tu non faccia delle sciocchezze e ti dica guarda non farlo, poi se lo vuoi fare problemi tuoi. Guarda Amos, è come avere un copilota. O la moglie che ti dice frena. No, ecco, aspetta, questo vediamolo perché sappiamo tutti che poi vai piano, stai a distanza di sicurezza, non ti avvicinare, poi diventa. Lasciamo un amico, dai. Diciamo che comunque è tutto sempre gestibile da noi, ecco, questa è una collaborazione che abbiamo da parte della vettura e torno a ripetere, sarò monotono, ma credetemi che è un'esperienza di guida che rilassa, perché dà la possibilità, soprattutto a chi la usa tanto, dà la possibilità che in caso proprio uno sia stanco e non la distrazione sia dietro l'angolo, questa venga poi messa in atto. Ecco. Beh, io come nella mia vita, ma come tante altre persone, di notte ho guidato tanto e ho fatto lunghi viaggi. Avere avuto un X40 con me sarebbe stato un altro tipo di viaggio. Quindi se facessi 10 ore di macchina, le vorrei fare su un X40. Questo... Fino adesso non ho fatto nulla, a parte ovviamente come dicevo che le rotonde non lo riconosce perché non può riconoscere, ma le curve tutto fa tutto. Una cosa un po' magari più banale, i consumi di questa vettura e motorizzazioni come sono? Allora, la motorizzazione per il momento sul diesel, noi abbiamo in Volvo un'unica motorizzazione che è il 2000, cambia solo quello che sono le potenze, abbiamo un 150, un 190, entrambi con cambio automatico. Ecco, molto importante il cambio automatico perché è di nuova concezione, perché essendo digitale non ho il leveraggio, di conseguenza di utilità pazzesca, perché mi dà la possibilità di inserire il drive o eventualmente di passare a modalità, come ti faccio vedere, in manuale con un semplice gesto, portando indietro la cloche, perché è praticamente come se fosse una cloche. Sì, infatti prima quando mi sono seduto un attimo sulla vettura, la prima cosa che ho notato è questo cambio automatico che non si sposta sostanzialmente. Io nel momento in cui voglio andare a cambiare sul manuale, basta spostarlo a sinistra o a destra per andare su di marcia, a sinistra per andare giù di marcia. E invece per quanto riguarda i consumi? I consumi, allora, non abbiamo ancora quelli effettivi e ufficiali per tutte e due le motorizzazioni, per tutte e due le potenze. Diciamo che ci aggiriamo intorno dai 14 ai 16. Ok, beh, è più che chiaro. Però direi che per una macchina di questa importanza e con questa tecnologia, con questo peso, perché poi l'hanno fatta compatta, ma essendo molto sicura e anche abbastanza pesante, il consumo direi che è più che ottimo. E questo allestimento è un R design, dico giusto? No, questo qui è il momento, l'R design è quello che abbiamo visto dentro. Quello bianco. Ok, quindi è un momento, quindi parliamo già di un full optional se vogliamo dirla, perché abbiamo pelle, sedili riscaldabili su ambo i lati. Poi ho sentito una voce, confermami se è vero, abbiamo la versione con il tergicristallo che si scalda, mi hanno detto giusto? Cioè la versione esiste, la possibilità di avere, perché siccome noi abbiamo, gli ugelli sono inseriti nelle spazzole e le spazzole sono riscaldabili, di conseguenza si ha come optional, si ha la possibilità di avere anche le spazzole. Piccole chicche ma effettivamente carine. Ma ragazzi, ce ne sono tante di chicche come questa del tergicristallo, ce ne sono davvero tante sulla Volvo X40, non possiamo fare un video che dura più di un'ora e quindi di conseguenza vi invito a venirla a provare a Spinetta Marengo, al gruppo Resicar, a parlare con Maurizio, a prendere un appuntamento per provarla su strada, anche perché adesso finiremo il video, la prima cosa che farò me la proverò io. Detto questo, direi che è una gran macchina. Che altro dire, Maurizio? Bisogna assolutamente venirla a provare, perché le sensazioni che si hanno su questa vettura sono infinite, sono difficili da descrivere. Infatti noi quando il cliente arriva in concessionaria, la prima cosa che facciamo lo mettiamo sulla macchina. E che è la cosa più giusta quando si parla di un acquisto? Cioè praticamente la guida è più che rilassata, perché praticamente siamo riusciti a fare un'intervista tranquilli, beati, senza avere la... Assolutamente, e c'è stato anche un po' di traffico, quindi assolutamente sì. Beh, quindi io direi che la possiamo chiudere qui per quanto riguarda il test drive, anche se ci sono migliaia di domande che ti farei ancora. Ritorniamo in sede per rivedere ancora una volta l'IC40 e per il momento ringraziamo Maurizio e ci rivediamo fra pochissimo.
Allora, come promesso, abbiamo provato la Volvo XC40 che è qui di fianco a me insieme a Maurizio Orsi, responsabile Volvo del gruppo Resica. L'abbiamo provata, ma le domande sono ancora effettivamente tantissime su quello che è la nuova Volvo XC40. Tecnologia all'avanguardia, un prezzo assolutamente irrisorio perché partiamo da 33.000 euro e se appunto parliamo di Volvo, 33.000 euro per questa vettura sono davvero davvero poche. Per chiudere dico grazie a tutti per quelli che ci hanno ascoltato, vi aspettiamo qui a Spinetta Marenga al gruppo Resica, telefonate, mandateci email, mandateci messaggi o semplicemente presentatevi, perché provare la Volvo XC40 può cambiare la vita, soprattutto sulla sicurezza. Ciao da Amos e dal gruppo Resica, buona giornata a tutti.